Ok, allora ci siamo? Sì, sa, prova. Ok, un secondo che parte, diciamo, che mi parte anche a me, la visuale, e cominciamo subito. Allora, eccola qua. Bene, Allora, ci sì, si siamo? sente. Sì. Ok. Ok. Allora, si vede bene? Sì. Ok. Allora, aspettiamo. Sì, aspettiamo un secondo perché voglio vedere una cosa solo. E poi facciamo partire il tutto. Benissimo. Ok. Sì. Ok. Allora, aspettiamo un secondo perché voglio vedere una cosa solo Va bene. e poi facciamo partire il tutto. Ok. Allora, cari amici, benvenuti a questo nuovo video. Ok, allora, come sempre, chi vi parla è Alessio Evangelisti, gloria a Dio, felici di tornare nuovamente con voi. Bene, vogliamo affrontare in questo video, vogliamo affrontare, diciamo, un nuovo argomento. È un argomento molto, molto importante. Sicuramente avremo sempre sentito parlare di questo argomento, perlomeno io sono abituato, insomma, a sentirne parlare, diciamo, fin dalla mia fanciullezza. Ora però il paradosso vuole che, almeno io parlo per me, personalmente non ho mai sentito, diciamo, portare i relativi passi biblici che poi vanno a dimostrare appunto quanto si dice. Ovvero, insomma, un po' di tempo fa un antitrinitario se ne uscì fuori con, diciamo, la patetica frase, ovvero la patetica domanda, no? Dove starebbe scritto nella parola di Dio che quando il Signore Gesù Cristo tornerà sulla terra, come scritto in Zaccaria, in Giovanni 14 e quant'altro, riferimenti, no, tornerà con la sua Chiesa, dove sarebbe scritto? E soprattutto dove è scritto che la Chiesa passerà il periodo millenare con Cristo sulla terra. Sì, si predica questo, si è sempre insegnato, però almeno a me non è mai capitato di sentire qualcuno che dimostrasse nero su bianco, biblicamente parlando, dove e come viene dimostrato dalla parola di Dio, come viene descritto dalla parola di Dio. Bene. Con questo non voglio dire che io sarò il primo a farlo sulla faccia della terra, lungi da me tale presunzione. Semplicemente io non ne ho mai sentito parlare, ma sono conscio del fatto che una infinità di credenti l'hanno già fatto prima di me, meglio di me, e ancora oggi lo stanno facendo. Semplicemente io non mi è mai capitato, insomma, ho sempre sentito parlare di questo. La Chiesa, insomma, tornerà con Cristo e tutti diciamo amen. La Chiesa regnerà con Cristo sulla terra, amen. La Chiesa si troverà sulla terra a regnare con Cristo per 1000 anni, amen. Sì, ma biblicamente parlando, dove sta scritto? Bene. Allora, in questa, diciamo, occasione vogliamo parlare di questo argomento. È un argomento molto, molto importante. Bene, tutto quello che faremo, diremo,
leggeremo, lo faremo, lo diremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, la prima cosa che io ci tengo a dire è che quanto stiamo per esaminare alla luce della parola di Dio è un argomento biblico, quindi se è un argomento biblico non vedo perché non se ne debba parlare. Sembra strano, però ci sono persone che sono sempre pronte a contestare qualunque cosa si faccia. Quindi se dici questo, perché dici questo e non dici quest'altro? Se dici quest'altro, perché non dici questo invece di dire quest'altro? Insomma, sono i cosiddetti bastian contrario. Allora, come dire, è un argomento biblico. E quindi se è un argomento biblico, io penso che se il Signore ce lo ha lasciato, è perché dobbiamo esaminarlo, dobbiamo conoscerlo. Anzi, vi dirò di più, ci sono dei passi biblici che il Signore proprio ci invita, per non dire ci comanda, di esaminare e di utilizzare per consolare. Vi faccio un esempio, il famoso Prima Tessalonicesi, se tu vai al capitolo 4 e fai con eccolo qua. Qui praticamente sta parlando degli ultimi tempi intorno a quelli che dormono. A ciò che non siate contristati, eccetera, 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 e Dio, insomma, ci parla, no, della resurrezione dei morti, ok? Se crediamo che Gesù è morto ed è risorto, e Dio ancora addurrà a lui quelli che dormono. Quindi ci parla della resurrezione dei morti, perché noi, che diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono, ok? E poi subito il Signore introduce la promessa delle promesse, ovvero il rapimento, ok, della Chiesa. Il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo, discenderà dal cielo e quelli che sono morti con Cristo risusciteremo primeramente, e poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme col Signore, eccolo qua, rapiti, viene dal termine arpazo in greco, per chi appunto va cianciando che il termine rapimento non si trova nella Bibbia, come no, eccolo qua. Allora poi aggiungono, no vabbè, ma il testo originale dice arpazo, portare via furtivamente in un batter d'occhio, all'improvviso, in una frazione di secondo, ok? Quindi, cari miei, c'è come. Quindi, parlando di tutte queste cose, la parola di Dio ci dice, no, consolatevi, consolatevi. Quindi, il Signore dice non solo di predicare queste cose, non solo di insegnare queste cose, ma di utilizzare queste cose per consolazione dei credenti. Ora, io credo che queste parole non sono state dette a caso, ma che sono veri e propri comandamenti, soprattutto per i ministeriati, soprattutto. Sono quelli che stanno in prima linea, i predicatori, gli insegnanti. Quindi noi abbiamo il comandamento di consolare il popolo e a sua volta, quando predichiamo anche noi, gloria a Dio, veniamo consolati. Quindi la scrittura ci porta tanti comandamenti. E uno di questi comandamenti è appunto consolare il popolo con queste promesse, con queste profezie. Ma questa parola viene nuovamente ripetuta nel capitolo numero 5, sempre di Prima Tessalonicesi, al verso numero 11, dice perciò consolatevi, vedete, nuovamente gli uni gli altri, e edificate l'uno l'altro come ancora fate, no? Insomma, poi dice altre cose, insomma, avete in pace fra voi, eccetera, eccetera. Noi vi esortiamo, quindi esortiamoci, che vi ammoniate, i più deboli, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ancora parla, perché noi non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, vegliamo e siamo sobri.
a proposito della caduta per terra all'indietro che se fanno un sonnellino, no? No, la parola di Dio dice di vegliare, di essere sobri, l'esatto opposto. Quelli che dormono, dormono di notte. Insomma, ancora prima dice, ai tempi e alle stagioni, fratelli, voi non avete bisogno che ve ne sia scritto, perché voi sapete molto bene che il giorno del Signore, no, verrà come un ladro di notte, eccetera. Quindi parlando di tutte queste cose, della venuta di Cristo, la venuta appunto del Signore, il rapimento della Chiesa, la seconda venuta di Cristo Gesù, l'instaurazione del suo regno millenare, insomma tutte le promesse, no? Per quanto riguarda la fine dei tempi, per noi sono una consolazione. Quindi quando noi portiamo questi insegnamenti, non stiamo facendo altro che ottemperare ai comandamenti del Signore. Non è che stiamo facendo un qualche cosa di strano. E chi non si attiene alle sante parole del Signore Gesù Cristo, dice la scrittura, sia egli anatema. È molto semplice, anatema significa maledetto, cioè separato da Dio, perché la separazione dal Signore, implica appunto la maledizione, insomma, essere maledetto perché va in perdizione. È molto semplice. Molti utilizzano questa parola come insulto. No, è, diciamo, è uno stato in cui ci si viene a trovare e che noi dobbiamo salvaguardarci dal cadere in quello stato credendo in Cristo Gesù, nella sua parola, vivendola, essendo i santi del Signore Gesù Cristo. Bene. Allora, è scritto in Amos 3.7, che il Signore, il Dio, non fa nulla, che egli non abbia rivelato il suo segreto ai profeti suoi servitori. Benissimo, quindi oggigiorno il Signore, attraverso i profeti nell'Antico Testamento, oggigiorno egli non ha parlato se non che attraverso il suo unigenito figliuolo Gesù il Cristo, così è scritto in Ebrei. Quindi il Signore ci ha detto, ci ha annunciato il futuro, ci ha detto quello che ci spetta un domani, non ci ha lasciati al buio. Perché? Perché egli è luce e noi siamo figli della luce e quindi viviamo, no? Viviamo nella luce. E quindi se viviamo nella luce, conosciamo, ok, quello che ci circonda, perché la luce illumina, la luce ti fa vedere. E quindi noi vediamo spiritualmente, vediamo il domani, ok? E conosciamo il passato e viviamo il presente. Quindi questo tutto è per la grazia di Dio. Quindi è molto importante questo. Noi abbiamo la, dirà Pietro, la parola profetica più ferma di tutti i tempi, insomma, più salda, più stabile, no? La quale non può sbagliare e non sbaglia mai. Amen. Gloria a Dio. Quindi tutto questo che noi stiamo dicendo è molto importante. Ora però, l'oggetto centrale del presente video, quindi, come già detto, è mostrare soprattutto una grande realtà, una grande verità, ovvero la Chiesa. Questo vale solo per la Chiesa, eh? Non vale per quelli dell'Antico Testamento. La Chiesa di Gesù Cristo, riscattata col sangue dell'agnello, dove passerà il millennio? Nel cielo o sulla terra? Domanda del milione. Bene, sicuramente moltissimi di voi, perché ci sono diversi, diciamo, neoconvertiti, insomma, diversi che si sono accostati all'Evangelo di Gesù Cristo da poco, ma anche per quelli magari più veterani, sicuramente non avete mai sentito spiegare biblicamente questo argomento, quindi sicuramente vi sarà molto utile. Ora, vi voglio informare che nel mondo normalmente ci sono due posizioni. Allora, una, diciamo, molto circoscritta, la quale dice, asserisce, che la Chiesa nel millennio non starà qui sulla terra e che si troverà su nel cielo e che minimamente non scenderà sulla terra. Mentre invece la seconda posizione recita, no, la Chiesa scenderà sulla terra.
scenderà con Cristo, regnerà con Cristo. Ora, quando noi andiamo a vedere le posizioni, perché io non ho mai sentito parlare, no? Dimostrare biblicamente perché la Chiesa starà sulla terra e regnerà sulla terra e come scritto, come viene dimostrato dalla Bibbia. Però sono voluto andare a vedere se qualcuno l'avesse detto adesso, in questi giorni, e sinceramente non ho trovato niente, stranamente. Vabbè, sicuramente ci sarà qualcosa, però io non ho trovato niente. In compenso ho trovato qualche spiegazione di qualcuno che, asserendo il contrario, ha cercato di dimostrare il perché la Chiesa non passerebbe il millennio sulla terra piuttosto su nel cielo. Quando ho letto le motivazioni bibliche, non sapevo se ridere o piangere. Cose inverosimili. Per carità, ognuno è libero, voglio dire, se tu vuoi credere che passerai il millennio su nel cielo, voglio dire, credilo pure, ci mancherebbe, non credo siano queste le cose che ci dovrebbero dividere. Però almeno, Signore Santo Benedetto, cerca di motivarlo con la Bibbia in modo razionale, non in modo irrazionale. Veramente fanno dire alla parola di Dio quello che non ha detto. Allora se in queste cose così minime non riusciamo a essere fedeli, figuriamoci nelle cose più grandi. Allora se tu vuoi mostrare o dimostrare che la Chiesa passerà il millennio su nel cielo, porta dei passi che, cioè, sì, cerca di farlo, insomma, in modo concreto, non in modo astratto o addirittura facendo dire al testo e al contesto biblico l'esatto opposto di quello che dice. Bene, allora, per portare tutto questo, ovviamente io, essendo uno che va sempre, purtroppo parto sempre dall'Antico Testamento fino all'Apocalisse, o questa cosa, bene, in modo molto pragmatico vogliamo fare un riassunto di quello che è stato il passato dei credenti, no? Veterotestamentari fino ad oggi. Allora, nel passato, così come ci sono stati, diciamo, tre paradisi, possiamo dire, che ci sono stati, ovvero il primo paradiso era l'Eden, quando Dio creò l'Eden. Quello era un paradiso terrestre, era un giardino paradisiaco. Paradiso significa giardino, in pratica. Quello è stato il primo paradiso. Poi si è guastato, conosciamo la storia, Adamo ed Eva peccarono, quindi tutto si è guastato ed è diventato, diciamo, una sorta di inferno. Oggi la terra, se la vedi, è un inferno, possiamo dire, in modo metaforico. L'inferno è un'altra cosa. Poi c'è stato il secondo paradiso, chiamato il seno di Abramo, e poi c'è il terzo paradiso, che è il terzo cielo. Questo secondo paradiso è esistito solamente, unicamente, tassativamente, che nell'Antico Testamento. Perché questo lo troviamo in Luca capitolo 16, la famosa parabola, ve lo voglio prendere, Luca 16, diciamo dal verso 19 in poi, lo potete leggere, ve lo faccio un po' più grande, dice che vi era un uomo ricco, quindi il ricco Epulone, no? Che la scrittura non fa il nome. Allora, se no, eccolo qua. Allora, questo ricco Epulone, la scrittura appunto non ci dice il suo nome perché non lo reputa degno, come dirà Geremia, scriverà i loro nomi riferendosi agli empi sulla polvere in maniera tale che poi vadano a dimenticarsi. Forse questo si potrebbe correlare quando il Signore Gesù, davanti a quella donna che volevano lapidare, si inchinò e cominciò a scrivere. Hai visto mai? Stava scrivendo i loro nomi in maniera tale che fossero dimenticati? Chi lo sa? O magari qualche altra cosa, ma adesso esula. Quindi troviamo invece il nome di Lazzaro. E quindi ci viene ricordato Lazzaro, perché la memoria dei credenti non sarà mai dimenticata. Gloria a Dio, perché i nostri nomi sono scritti su nel cielo, no? Gloria a Dio. Ora, che succede? Che
qui praticamente quando morivano venivano portati nel seno di Abramo, vedete? Il seno di Abramo, seno di Abramo, eccolo qua, seno di Abramo. Bene, quindi il seno di Abramo era il luogo chiamato Sheol, Sheol, solo Sheol si chiama. La parola Hades all'epoca non esisteva, verrà per la prima volta inserita, diciamo, nel Nuovo Testamento, in greco. Allora, in greco troviamo Hades, ma nell'Antico Testamento, se andiamo a leggere l'Antico Testamento, in ebraico troviamo solo lo Sheol. È un po' come Messia in ebraico e Cristo in greco. Così è per quanto riguarda il soggiorno dei morti. Nell'Antico Testamento si diceva Sheol, nel Nuovo Testamento appunto si dirà Hades, ma è la stessa cosa. Lo Sheol non era altro che il soggiorno dei morti. Quindi dove andavano i morti? Questi morti andavano, diciamo, a soggiornare in un luogo. Ora, i morti che avevano, diciamo, morivano, no? Nella salvezza, perché avevano fatto quello che al Signore piace, soprattutto avevano creduto nel Signore, quindi chi crede fa la sua volontà. E andavano in questo luogo chiamato seno di Abramo. Quelli invece che non avevano creduto nel Signore, avevano fatto del male, eccetera, 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 andavano nell'inferno. Questi due luoghi si trovavano, diciamo, uniti. Ecco, appunto, questo passo, se voi lo leggete tutto, dice proprio questo. E lì, in questo Sheol, lo Sheol, diciamo, era il luogo in generale, e poi c'erano i tre compartimenti. Diciamo, utilizziamo questo linguaggio. Allora, il primo compartimento era il seno di Abramo, dove andavano i salvati. Poi c'era il secondo compartimento, dove andavano i non salvati, chiamato appunto l'inferno. E poi c'era il terzo compartimento, chiamato l'abisso. L'abisso è la prigione dei demoni. Interessante notare che comunemente si dice che tutti e tre i luoghi sono uniti, anche io lo credo, però biblicamente parlando non mi risulta, correggetemi se sbaglio, che ci venga specificato che l'abisso si trova insieme a questi due luoghi. Non ci viene detto, effettivamente, non mi sembra, io fino adesso non ho trovato niente, però se qualcuno mi vuole portare qualche delucidazione in merito, insomma, mi può scrivere alla mia mail. Gloria a Dio. Ora, questi tre luoghi anticamente si trovavano, diciamo, insieme, e tutti e tre soggiornavano nello Sheol, che si trovava nel centro della terra. Questo noi abbiamo fatto il video, l'inferno, intitolato l'inferno, dove si trova, o qualcosa del genere. Lì spieghiamo al dettaglio dove si trova l'inferno ancora oggi. Quindi, quando le persone morivano, andavano nello Sheol, che stava nel centro della terra. Per esempio, quando noi leggiamo la ribellione di Core, ok, ribellione di Core che si trova in numeri 16.30, ma lo potete leggere tutto, dice: se il Signore crea una cosa nuova, talché la terra apre la sua bocca, la terra apre la sua bocca e tranghiottisca insieme con tutto quello che appartiene loro, e che scendano vivi nell'inferno. Scendano vivi nell'inferno. Quindi vedi, scendere, la terra apre la sua bocca, inghiottisca, ok? Perché scendano vivi nell'inferno. Quindi che l'inferno si trova nel centro della terra, la scrittura lo ha sempre detto, e trovandosi il seno di Abramo a fianco all'inferno, come potrete leggere qui in Luca 16, è chiaro che anche il seno di Abramo, dove andavano i salvati, si trovava anticamente, oggi non più, nel centro della terra. Molti si vergognano o hanno paura di predicare queste cose. Io voglio ricordare che se una cosa è scritta, noi non dobbiamo vergognarci di insegnarla e non dobbiamo avere paura di insegnarla. Se poi la gente non crede o veniamo derisi, piuttosto dobbiamo imparare a rallegrarci. Quando veniamo perseguitati, il comandamento recita: rallegrati,
non recita fai finta di rallegrarti, però poi dentro macina male. No, 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 è sbagliato. Quindi se il nostro sentimento è, come dire, macinare male, significa che ci dobbiamo rallegrare. Quindi quando veniamo vituperati, che ci fanno i video contro, che ci fanno le macchinazioni contro, che ci fanno i commenti contro, noi dobbiamo imparare a crescere. Perché rallegrarsi significa avere fede in Dio. Quando noi non ci rallegriamo, significa che non abbiamo fede in Dio. E Dio ama la fede. Tant'è che si preoccupa, in Luca dirà, quando io tornerò, troverò la fede sulla terra? Punto di domanda. Benissimo. Allora, vogliamo andare nel Salmo 50, Salmo 55, verso 15. Dice, metta loro la morte la mano addosso e scendano sottoterra tutti vivi, perciò che nel mezzo di loro, nelle loro dimore, non vi è altro che malvagità. Quindi dice che i malvagi scenderanno sottoterra. Molto interessante questo, eh? Bene, Salmo 63, verso 9, dice, quelli che cercano la mia anima per disettarla, quindi i peccatori, i malvagi, entreranno nelle più basse parti della terra. Vedete? Interessante notare, mi è venuto in mente adesso, se voi leggete Giobbe, Giobbe è uno dei libri più difficili della parola di Dio, più profondi. Dice Giobbe addirittura quello che succede quando l'anima esce dal corpo, l'anima del malvagio. Però ci devi far caso. Quello che succede, come i demoni ti attaccano, ti avventano, che alcuni hanno raccontato esperienze di questo genere, che sono stati avventati dai demoni quando l'anima loro è uscita, morsi, di tutto gli hanno fatto, poi il Signore per grazia sono rientrati, diciamo esperienze premorte sono, che ce ne sono state tante, ancora ce ne sono, Dio le permette. Molti mentono, va bene, ci speculano sopra, lasciamo stare, ci sono sempre i bugiardi. Però in mezzo a questo mare di menzogna, ogni tanto c'è qualcuno che veramente dice la verità e che racconta queste esperienze. Bene, Giobbe le descrive proprio in questo modo, ma fateci caso a proposito. Benissimo. Allora, dice Matteo 12.40, che come Giona fu per 3 giorni e per 3 notti nel ventre della balena, ventre significa centro, ok? Così sarà il figliuolo dell'uomo 3 giorni, 3 notti nel centro o cuore della terra. Vedete, la scrittura è molto chiara. Quindi se la scrittura dice che lo Sheol si trova nel centro della terra, noi dobbiamo porre mente e dobbiamo avere fede e non dobbiamo vergognarci di predicare la verità dell'Evangelo. O predicatore, cosa ti vergogna? Io ho visto una vita fa predicatori, pastori, che sul pulpito dicevano da qualche parte si troverà l'inferno. Sapendo dove si trovava, non hanno avuto il coraggio di dirlo sul pulpito. Ma io dico, ma se una cosa è scritta, ma perché ti vergogni? Come ebbe a dire qualcuno. Ah no. Non c'è battesimo di Spirito Santo, ma stai zitto caprone, se è scritto non ti vergognare di credere a quello che è scritto, dovrai rendere conto a Dio per la tua mancanza di fede, altro che fai tutto per la gloria di Dio, no no, tu fai tutto perché per la gloria tua, quindi sei gnostico. Bene, il messaggio arriva a chi deve arrivare, senza fare nomi eccetera eccetera eccetera, anche perché quando ci scrivono sulla mail privata noi non facciamo mai i nomi, anche dei nostri nemici. Nemici tra virgolette. Allora, Efesini 4.9. Se una cosa è scritta, è scritta. Ora, quello è salito, ma che cosa altro è? Se non che prima ancora era disceso nelle parti più basse della terra, si riferisce a tutto, sia qui, che si è abbassato fino a noi,
ma fino a giungere alle viscere stesse della terra. E ancora oggi, quando i malvagi muoiono, vanno all'inferno che sta nel centro della terra, io mi sono chiesto, ho chiesto al Signore, ma Signore, ma perché hai posizionato l'inferno nel centro della terra? E il Signore mi ha aperto la mente, grazie a Dio, e mi ha fatto comprendere, per la sua infinita misericordia, sia gloria al suo nome, mi ha fatto comprendere, come dire, Alessio, le persone amano questo mondo, quando io dico di non amare questo mondo, amano le cose di questa vita, non le vogliono lasciare, e tanto hanno amato questo mondo e tanto male hanno fatto, che non solo resteranno in questo mondo, ma vi scenderanno nelle più profonde profondità. Molto semplice. Ecco perché si trova nel centro della terra. Benissimo. Ora, il famoso passo giovanneo, Giovanni 14, i primi due versi, dice: il vostro cuore non sia turbato. Ecco qua, ecco qua. Il vostro cuore non sia turbato. Ma voi credete in Dio? Bene, ancora credete in me. Come dire, credere in Dio e credere in Gesù è correlato, a proposito di quelli che negano la Trinità. Quindi, nella casa del Padre mio, qual è la casa del Padre del Signore Gesù Cristo? Di certo non è il seno di Abramo che si trovava nel centro della terra, ma la casa del Padre si trova nel paradiso, nel terzo cielo. E quindi in quella casa vi sono molte stanze. E poi dice, se no io ve l'avrei detto. E poi dice, io vo a apparecchiarvi, non dice un luogo, ma dice il articolo, il luogo. Il luogo. Quindi che cosa succede? Quando il Signore Gesù Cristo, come abbiamo letto in Matteo, che è sceso nelle parti più basse della terra, nel cuore della terra, proprio dice in Matteo, quando lui è sceso là, in quei tre giorni, come Giona è stato tre giorni, tre notti, nel ventre del pesce, così il Signore Gesù è sceso tre giorni, tre notti, nel cuore della terra. Ma perché è sceso e dove è sceso? Di certo non è sceso nell'inferno, ci mancherebbe altro. No, no, e ancor meno nell'abisso, per chi vuole pensare che sta nel centro della terra, come penso io, insomma, lo diamo per un dato implicito. Però, insomma, dal momento in cui non mi sembra fosse scritto, pensala come ti pare. Ma è sceso nel seno di Abramo, perché nel seno di Abramo c'erano i salvati, però stavano custoditi là. Quando il Signore Gesù Cristo, dopo i tre giorni, completati i tre giorni, è risorto dai morti, che succede? Apre il seno di Abramo e gloria a Dio, fuoriescono tutti costoro, e tutti costoro, che succede? Salgono su nel cielo, dove ci sono, ok, dove vi è al singolare apparecchiato il luogo, e in questo luogo, dice il Signore, vi sono molte stanze. Ok? E quindi oggigiorno, quando il corpo dorme, muore, ok? Il corpo va sottoterra nell'attesa della resurrezione dei corpi. Ma l'anima, lo spirito dei salvati, saltano fuori, zompano, volano su nel cielo fino a giungere al terzo cielo. Riposarsi, no a dormire, riposarsi dalle fatiche, eccetera, eccetera, ma sono vegeti, sono vivi, sono svegli, saltano, zompano, altro che la psicoannichia, come dicono come dire, i bestemmiatori, no? Che dicono che l'anima dorme, se fa un sonno, ma quale sonno? Ma quale sonno? Sono vivi, vegeti, leggiti Luca capitolo 16... Il ricco Epulone e Lazzaro erano svegli, altro che dormivano.
Alcuni dicono: no, ma quello è un simbolismo. E allora che cos'è simbolismo? Dove finisce il simbolismo e dove comincia la verità? Viceversa, qual è il metro di misura per capire come risolvere questo quesito? La Bibbia è tutta letterale, anche quando utilizza diciamo, delle parabole, delle allegorie, comunque lo fa per indicare un qualcosa di reale. Quindi la Bibbia è tutta letterale, tutta, dalla Genesi all'Apocalisse. Quindi quando il Signore Gesù sale diciamo, sul terzo cielo, alla destra del Padre, per intercedere, apro parentesi, qualcuno si potrà chiedere, no? Oggi il Signore Gesù è alla destra del Padre. Dice sì, ma prima di venire sulla terra, dove si trovava? Sempre alla destra del Padre. E allora, perché la scrittura ci dice nuovamente che va alla terza, se, scusate, alla destra del Padre, come se fosse una cosa nuova? Sì, perché c'è una cosa nuova. La cosa nuova c'è. È che oggi il Signore Gesù è alla destra del Padre, che a differenza di ieri, che si trovava sempre alla destra del Padre, però a differenza di ieri, oggi il Signore Gesù è mediatore. 1 Timoteo 2, 5, Ebrei 7, 25. Vi è un solo mediatore, un solo intercessore. Ebrei 7, 25. Ebrei 7,25. Vedete? Intercessore e prima Timoteo 2,5 dice che vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Fra Dio e gli uomini, non ci sono altri mediatori, santi, madonne e chi più ne ha più ne metta. Quindi la differenza tra ieri e oggi è che il Signore Gesù è sempre stato alla destra del Padre, è sempre stato Dio. Però ieri non poteva essere mediatore perché ancora non aveva dato la sua vita per noi. Ma dal momento in cui egli dà la sua vita, morendo, e poi risuscita, egli vince e dirà: o morte, dov'è il tuo dardo? E l'ultimo nemico che sarà vinto, dirà Corinti, sarà la morte. Quindi, oggigiorno, il Signore Gesù si trova dove sempre si è trovato, ma come mediatore, come salvatore di coloro che hanno creduto in Lui, accettato quello che Lui ha fatto in virtù della grazia, mediante la fede. E la fede fa nascere le opere. Le opere iniziano non da aprite na onulus, e chi te lo dice ce n'ha avuta una per 12 anni, ma le opere iniziano con la nostra santificazione, che se no, se tu fai tutte le opere del mondo, sfami tutto il mondo e poi sei un adultero, un idolatra, uno che tratta male la propria famiglia, uno che ruba, che se ne approfitta dell'altro, eccetera, 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 tutte queste opere non giovano a nulla. Quindi le opere iniziano dalla nostra santificazione in fuori, provvedendo soprattutto e prima di tutti alla propria famiglia, poi ai fratelli e poi, se si può, gloria a Dio, anche a tutti quelli che, fratelli o non, facciamo del bene a tutti quanti, anche ai nostri nemici, anche ai massoni. Se un massone ha fame, se puoi, dagli da mangiare. Non avere comunione spirituale con lui, ovviamente, ma se ha fame, dagli da mangiare. Se sta male, portalo all'ospedale. Questo vale per massone, per satanista, ma non abbiamo comunione con loro. Bene, in poche parole, questa è la situazione. Al giorno d'oggi, ecco, invece questa cosa qua me l'ha insegnata, quello che vi sto per dire, me l'ha insegnata il mio pastore. Per quanto invece riguarda il fatto dove invece si trovano i santi oggigiorno su nel terzo cielo. Ora, noi dobbiamo comprendere una cosa, io poi l'ho un pochino ampliata per quanto riguarda la terminologia, eccetera, eccetera. Allora, noi dobbiamo comprendere che la parola di Dio presenta
molti termini, una infinità di termini. Ok. Ogni termine ha una sua peculiarità, una sua caratteristica, e i termini hanno dei significati propri, che sono molti. Ok. Quindi, per esempio, noi abbiamo fatto un video che vi consigliamo di vedere, i presunti nomi di Dio. Ecco, come se Dio avesse dei nomi, in verità Dio non ha nomi, manco uno. Lo stesso Gesù non sarebbe un nome, anche, però ovviamente si utilizza il termine nome, ma intende più che un nome attributi. Infatti, se tu noti bene, Gesù non è un nome scelto a caso, ma è il nome. E Gesù significa salvatore, ed è un attributo. Gesù è il salvatore. E così via discorrendo, infatti noi invochiamo questo nome per essere salvati. Se noi non invochiamo questo nome, non possiamo essere salvati. Ora, al di là di questo, rivolgiamo la nostra attenzione, questa è una parentesi, all'Antico Testamento, quando troviamo tutti i nomi di Dio, cominciando dal tetragramma, Yod-He-Vav-He, cosiddetto Yahweh, ma non ha importanza adesso la pronuncia per me, o puoi pronunciare come ti pare, non è questo. Se tu leggi tutte le Bibbie, vabbè, mo, non me voglio troppo mettere in questo, ogni nome è un attributo, è una situazione. Poi noi, per semplicità di linguaggio, diciamo i nomi di Dio, e facciamo bene a dirlo, ma non sono nomi nell'Antico Testamento. Lasciamo stare adesso il Nuovo. Abbiamo fatto il video dedicato. Benissimo. Quindi i nomi, i termini vengono dati per descrivere la persona. Nell'Antico Testamento il nome descriveva il carattere della persona. No? Vi ricordate quando Davide voleva andare a uccidere quell'uomo? Mi ricordo se si chiamava Naval. Ho dimenticato. Naval? Non mi ricordo. Non mi ricordo più come si chiamava quell'uomo che voleva andare a uccidere, che poi c'era la moglie che... Vabbè, Naval è una parola dove... Navali Velet, che è pazzo, scatenato, eccetera, eccetera, eccetera. E quando Davide voleva andare a uccidere, vabbè, non mi metto a cercarlo, lo voleva andare a uccidere, poi la moglie glielo ha impedito, ecco, e il significato del nome di questo uomo era brutto, infatti lui era proprio così. Oh, perfetto. Quindi i cosiddetti nomi di Dio, diciamo, davano a intendere il carattere di Dio, e davano a intendere anche il carattere della persona, oppure quello che ci si aspettava della persona, oppure erano profetici, avrebbero determinato l'operato della persona, e così via discorrendo. Ok, questo è molto importante. Quando si arriva al Nuovo Testamento non è che la situazione cambia, infatti il Signore Gesù, appunto come già detto, fu chiamato, e ancora oggi si chiama così, Gesù, perché? Perché egli ha questo compito, questo carattere, e quindi il Signore Gesù è il Salvatore. Molto semplice. Ora, tutto questo per capire quanto segue. Quando noi troviamo il termine sposo, sposo implica che c'è una sposa. Quindi il Signore Gesù è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Quindi lo sposalizio indica lo stare insieme, e questo implica anche un periodo di fidanzamento. Infatti, se io vado in Seconda Corinti 11 verso 2, dice Paolo che io vi ho fidanzati, vedi, fidanzati a un unico sposo, che è Gesù Cristo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ecco qui che il fidanzamento biblico
e poi successivamente il matrimonio implica che ci deve essere intanto una separazione per quanto riguarda il fidanzamento. Non possono vivere insieme i fidanzati. Ancora oggi due che vivono insieme e sono fidanzati stanno sotto fornicazione, non possono vivere sotto uno stesso tetto, signore mio, devono essere separati. Noi abbiamo fatto un video intitolato Le 10 Vergini, il numero 1. Qui spieghiamo proprio la prassi matrimoniale molto importante, un video profetico che descrive come si concretizzava il matrimonio nell'Antico Testamento con le 10 vergini, che effettivamente esistevano queste 10 vergini perché si univano in matrimonio 10 coppie, insomma, e tutto questo è profetico, c'è tutta una storia. Quindi il fidanzamento implicava separazione, santificazione e verginità, tant'è che nell'Antico Testamento c'era il comandamento che quando una donna si sposava, se il marito si accorgeva che non era vergine, la denunciava e la donna non poteva dimostrare con il famoso lenzuolo pieno di sangue che era veramente vergine, e questa veniva lapidata e il matrimonio veniva annullato. Quindi tutto questo è molto importante. Quindi quando la scrittura utilizza i nomi o determinati termini, questi termini hanno dei significati ben reali e concreti, quindi fidanzamento è separazione, santità, verginità, matrimonio è unione, stare insieme. Ora, non pensiamo alle cose del cielo con la mente carnale e materiale, ok? Qui il matrimonio implica una certa relazione, su nel cielo non è così, però c'è il concetto dell'unione. Quindi la Chiesa si unirà a Cristo spiritualmente parlando, quello che è materiale, quello che è spirituale, la Chiesa si unirà a Cristo spiritualmente parlando solamente nel matrimonio, non prima, non c'è l'unione prima, quindi se non c'è l'unione prima, quando i santi vanno su nel cielo non hanno quel rapporto che avranno quando saranno col corpo che risusciterà e ci sarà lo sposalizio. Oggi non hanno quella unione, quella intimità spiritualmente parlando, tutto questo. Quindi su nel cielo si capisce che c'è una sorta di, non c'è quella comunione, quindi in un certo senso non c'è quella comunione matrimoniale, quindi c'è un certo senso di separazione. Come, in che modo, non lo sappiamo, nessuno di noi è andato su, però ci si rende conto di tutto questo. Quindi ovviamente su nel cielo c'è Cristo, c'è la luce di Dio, il Signore appare, il Signore parla con i Suoi, perché il Signore Santo ha parlato con noi, è sceso qua sulla terra, è apparso per 40 giorni a tutti i Suoi. Nell'Antico Testamento siamo pieni di teofanie. Quanti di noi hanno visto il Signore? Quanti di noi? Non è che succeda a tutti e tutti i giorni, però capita. È successo, io già l'ho detto, io inizio la mia conversione con due Shekinah. Poi ci vuoi credere, non ci vuoi credere, non mi interessa, a me mi interessa che tu credi all'Evangelo di Gesù Cristo. Tanto qui di gente che mente siamo pieni, quindi fai bene pure a non credermi. Non è questo. Quindi ci appare a noi qui sulla terra, figuriamoci su nel cielo, ma non c'è quell'unione che ci sarà nello sposalizio. Quindi diciamo che c'è una sorta di, utilizziamo questo termine, di separazione, anche se stanno insieme, che si vedono ovviamente, chiaro. E infatti, se tu, gloria a Dio, allora, se tu vai in prima Tessalonicesi 4, verso 17, anzi, mettiamo la Diodate che ci piace di più, dice il Signore, che, parlando del rapimento della Chiesa, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole a incontrare
il Signore dove? Nell'aria. E poi dice, e così allora, e così saremo sempre col Signore. Fa capire che allora saremo sempre col Signore, perché prima c'è il fidanzamento, non ci può essere quella unione che ci sarà nel matrimonio. Ripeto, non è che tu vai su nel cielo, nel terzo cielo e il Signore non appare, tu, certo che appare, anche oggi i fidanzati non è, è che ora perché non vivono insieme e non hanno relazioni, non è che per questo non si vedono, ovviamente si vedono, però si vedono in una certa maniera, ok? Ecco, non vivono insieme, non hanno rapporti, eccetera, eccetera, eccetera. La stessa cosa avviene oggi tra la Chiesa, che non è la sposa di Cristo oggi, ma è la fidanzata, come abbiamo letto in Seconda Corinti, è la fidanzata, capitolo 11, verso 2, è la fidanzata. Quindi tutto questo tradotto allo spirituale, mi raccomando, a non essere materiali, come quelli che leggono il Cantico dei Cantici materialmente. No, il Cantico dei Cantici è spirituale, lasciate stare. Eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, allora. Quindi, in questi 2000 anni, tutti quelli dell'Antico Testamento sono stati portati su, appunto, dal seno di Abramo, e la Chiesa, i santi della Chiesa, noi siamo i santi, man mano che muoiono, vanno su nel terzo cielo, in attesa del matrimonio, in attesa della resurrezione dei corpi, in attesa di poi tutto quanto il resto. Ora, specificato tutto questo, chiarito tutto questo, nasce la domanda del milione, che è il motivo per quale abbiamo deciso di fare questo video. Però abbiamo voluto spiegare, diciamo, tutto quanto. A questo punto, già che ci abbiamo messo le mani, spieghiamo tutto, facciamo un video dedicato, così le persone avranno la possibilità di capire proprio tutto. Passo passo passo, dove stavano gli antichi, oggi lo Sheol rimane, sì, ma c'è solamente l'inferno e l'abisso, che è la prigione dei demoni, e noi pensiamo che l'abisso sta nel centro della terra. Benissimo. Ma l'inferno sta nel centro della terra, e che i santi non vanno più nel seno di Abramo, che stava nel centro della terra, ma vanno su al terzo cielo in attesa di tutte le cose che abbiamo detto. Ora, la domanda del milione è: nel millennio, quando il Signore Gesù tornerà per la seconda volta, che da lì parte il millennio, quindi quando nel millennio la Chiesa di Gesù Cristo, che oggi si trova nel terzo cielo, nel millennio, dove starà? Con Cristo sulla terra a regnare quei mille anni, o su nel cielo, separata da Cristo, separata dallo sposo? Quindi si sono sposati e uno è andato a vivere a manca e l'altro è andato a vivere a destra. È questo il concetto del matrimonio? O la scrittura dice che i due, lasciando padre e madre, diventeranno una sola carne e vivranno insieme. O tutti sposi e il giorno dopo vai a vivere in Australia e tua moglie va a vivere nel Polo Sud. Cioè, cerchiamo un pochino di capire. La parola di Dio, quando usa determinati linguaggi, termini, è per farci comprendere delle verità. Se la scrittura utilizza il termine matrimonio è perché ci vuole far comprendere che c'è una unione. Benissimo. Vogliamo tornare nuovamente al famoso passo di Giovanni 14, che questo è un passo delucidante. Prima abbiamo letto i primi due versi, ma non abbiamo letto appositamente il terzo verso. Lo vogliamo rileggere tutto. Il vostro cuore non sia turbato, quindi non siamo turbati, abbiamo fede. Voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre mio, su nel cielo, terzo cielo, vi sono molte stanze, altrimenti ve l'avrei detto, io vo a apparecchiarvi il luogo. E quando sarò andato e vi avrò
apparecchiato il luogo, tornerò di nuovo. Dove? Qua. E vi accoglierò presso di me, a ciò che dove io sono siate ancora voi. Tornerò di nuovo, verrò di nuovo, tornerò di nuovo. Gesù torna sulla terra, leggiti Zaccaria, e regnerà 1000 anni sulla terra. E dove sarà lui, vi accoglierò presso di me, dove sarà lui, dove sono io, siate ancora voi. Se Gesù torna sulla terra e regnerà sulla terra, e noi saremo dove è lui, a ciò che dove sono io, siate ancora voi, significa che quando il Signore Gesù tornerà sulla terra, noi torneremo con Lui e regneremo con Lui. Ecco perché in Apocalisse veniamo chiamati, la Chiesa di Gesù Cristo, re e sacerdoti. Re perché oggi regniamo, sì, ma su noi stessi, e un domani regneremo sugli altri, insieme a Lui. E veniamo chiamati anche sacerdoti. Benedetto è il santo nome del Signore. Allora, quando il Signore Gesù fa la preghiera sacerdotale, Giovanni 17, dice, Padre, guardate cosa dice il Signore, non dice, non prega qua, qui ordina, io voglio, nessuno può ordinare e decretare a Dio, è una blasfemia, ci sono gli apostati che lo fanno, ma stanno blasfemando e la pagheranno cara. Ma il Signore Gesù, essendo Dio, qui dice al Padre, io voglio, mostrando che il Signore era Dio. Abbiamo fatto il video sulla pariteticità di Dio, a proposito che Dio si è fatto inferiore al Padre e in questo è stato sottoposto al Padre, ma poi il Signore, essendo Dio, è anche paritetico al Padre, ma questa è un'altra storia, perché lui la prendeva e, lo lasciava questo abbassamento, ma adesso esula. Padre, io voglio che dove sono io siano ancora meco coloro che tu mi hai dati, a ciò che veggano la mia gloria, la quale tu mi hai data, perciò che tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Lui dice, dove sono io siano ancora meco tutti quelli che tu mi hai dato. E sì, il Signore Gesù è morto sulla croce con quelle sofferenze incredibili e poi, quando verrà qui sulla terra, lui sta qui da una parte e noi da tutta un'altra parte. Secondo te il Signore Gesù ha questo sentimento? Ma è proprio antidottrinale. Io voglio che dove sono io siano meco coloro che tu mi hai dati. Dov'è lui oggi? Su nel terzo cielo. Quando un credente muore, dove va? Siano meco su nel terzo cielo. Quando il Signore tornerà per regnare sulla terra, con chi tornerà? Con la Chiesa. Dove starà la Chiesa? Qui sulla terra per regnare con Lui, perché Lui vuole che dove Lui siamo ancora noi, perché gli siamo costati il sangue. Non siamo stati comprati a qualsiasi prezzo, siamo stati acquistati con un prezzo che è infinito, non so che termine utilizzare, è infinito. Perdonatemi, non mi viene un termine. Non ha pari, non ha niente. È infinito. Gloria a Dio. È infinito. Vogliamo passare al famoso passo di Apocalisse. Ma sì. Apocalisse 20, che l'abbiamo già trattato. Allora. Vabbè, facciamo questo allora. Poi vidi dei troni. Sopra quei troni si misero a sedere dei personaggi e a questi personaggi gli fu dato il giudizio. Vidi ancora le anime di coloro che erano stati decollati durante la grande tribolazione, a proposito delle sei, mi pare, risurrezioni,
che ci saranno, ma abbiamo già fatto il video, cioè le sei tappe dell'unica resurrezione chiamata la prima resurrezione, perché ci sarà la prima e la seconda, e la prima resurrezione è fatta, ci sono varie tappe, ma di questo abbiamo fatto il video dedicato, vedete com'è articolata la parola di Dio. Quindi ancora le anime di coloro che erano stati decollati durante la grande tribolazione, che viene descritta in Apocalisse dal capitolo 6-4 fino al 19 tutto compreso, e anche il capitolo 20, per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, che non avevano adorata la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio in su le loro fronti e in su la loro mano. E costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo quei 1000 anni. Dove regnerà Cristo? Sulla terra. Regnarono con Cristo quei dove sono io, voglio che siano ancora loro, abbiamo letto. Ma non è tutto, se io vado al verso 5... dice, il rimanente dei morti non tornò in vita finché non fossero compiuti quei anni 1000. Questa è la prima resurrezione. Punto. Molto semplice. Quindi, noi... vediamo tutto. Noi, beato e santo colui che fa parte della prima resurrezione, sopra costoro non ha potestà la morte seconda e saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni, sacerdoti e re, dirà anche nei primissimi capitoli dell'Apocalisse, e regneranno con lui quei 1000 anni, e lo ripete due volte, regneranno qui, lo ripete al verso 6, e regneranno qua, lo ripete al verso 4, due. Quando il Signore ripete due volte, attenzione, significa sì e amen. Il 3 è proprio sigillo divino. Il 2 è sì e amen. Infatti, quando noi leggiamo, le nostre traduzioni neotestamentarie, quando noi leggiamo che il Signore Gesù diceva in verità vi dico, nel greco originale troviamo scritto amen amen vi dico. Cioè così sia, vi dico, gloria a Dio. Bene, quindi, passi vari, potrei citarvi Apocalisse 19:15, quando dice, dalla bocca d'esso usciva una spada a due tagli acuta, da percuotere con essa le genti, cioè la sua parola, ed egli le reggerà con una verga di ferro, cioè persino nel millennio ci vorrà la verga di ferro, nonostante il Satanasso e i demoni saranno rinchiusi nell'abisso. Perché l'uomo è malvagio. Egli stesso calcherà il tino del vino dell'indignazione dell'ira dell'Iddio onnipotente. L'ira di Dio. Dio è ira, altro che, dice, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono due Dio diversi, è lo stesso Dio, leggiti tutta l'Apocalisse, quello che ci sarà, miliardi di morti, altro che i Dio di Noè, saranno una passeggiata a confronto a quello che succederà nella grande tribolazione, tant'è che il Signore stesso ebbe a dire ci sarà un tempo così difficile che non ve ne fu mai uno simile e non ve ne sarà mai un altro uguale. Per quanto sarà terribile. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene. Apocalisse 12 dirà che reggerà le nazioni con verga di ferro. E Matteo, sempre 13, Matteo 13, verso 41, dice il figliol dell'uomo manderà i suoi angeli, essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, gli operatori di iniquità, li getteranno nella fornace di fuoco, ivi sarà il pianto e lo stritor dei denti, altro che, come dicono i testimoni di Genova, che non c'è un inferno, altro che se c'è, anzi, il Signore Gesù parlò più dell'inferno che del paradiso, pensate. Allora i giusti risplenderanno come il sole, nel regno del Padre loro,
chi ha orecchie da udire oda, perché dal momento in cui il Signore Gesù ha fatto questa opera infinita, sublime, meravigliosa, si è portato a sé tutti. Quindi la Chiesa da quel momento ha seguito sempre il Signore. Quindi oggigiorno la Chiesa, il credente, quando muore, il suo corpo se ne va su nel terzo cielo. Poi il Signore Gesù tornerà per la seconda volta, la Chiesa tornerà con Lui. Poi finirà il mondo, il primo cielo, ok? Quindi è ovvio che risaliranno su nel terzo cielo, poi ci sarà il giudizio finale, sarà ricreato, nuovamente sarà fatta una nuova terra, con ovviamente un nuovo cielo, e vidi scendere, dirà Apocalisse, la sposa dell'agnello, e ci viene descritta come la città santa, la nuova Gerusalemme, e quindi come scende Cristo, la Chiesa ancora la troviamo che scende con Cristo, segue l'agnello ovunque egli vada, perché è la sposa, sposalizio, implica unione, e nella Bibbia non esiste il divorzio, salvo per caso di fornicazione, ovvero di adulterio, ma la Chiesa è vergine, non è adultera, è un'altra storia. Quindi il matrimonio è per sempre, indissolubile. Bene. Vedi, per esempio, Matteo 25. Questi andranno a pene eterne, i giusti a vita eterna. Gesù è la vita eterna, io vi do vita eterna, io sono la via, la vita, la verità, e così via, discorrendo. Quindi, cari amici in ascolto, alla domanda dove la Chiesa passerà il millennio, la risposta è molto semplice. La Chiesa passerà il millennio sulla terra, ovviamente con un corpo glorificato, ovviamente non avremo nulla a che fare con quelli di questo mondo, nel senso che non avremo, non simpatizzeremo con le loro infermità, malattie, peccati e quant'altro, perché saremo senza macchia, senza errori, con le vesti bianche, e saremo simili a Dio, dirà nella prima epistola Giovannea. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi tutte quelle argomentazioni che fanno per far comprendere che la Chiesa non passerà non si troverà nella terra, sulla terra, durante il millennio, fanno ridere, presentano Giovanni 14, quello che noi vi abbiamo mostrato, per dire, vedete, qui è scritto in Giovanni 14, i primi tre versi, che la Chiesa si troverà su nel cielo, ma non lo prendono nel contesto, e poi non dice quello, dice l'esatto opposto. Oppure riferendosi ai passi dove appunto alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio finale, che i santi saranno separati, le pecore dalle capre, vedete, il Signore ha sempre separato, sì, vabbè, che significa? Quello sta parlando del giudizio finale, ma intanto qui pula e zizzagna e grano, o pula e grano convivono insieme, e anche un domani saranno tutti sulla terra, ma la Chiesa sarà sulla terra, ma non sarà contaminata dalle cose della terra. Non avrà il corpo contaminato come abbiamo oggi, il corpo carnale, il corpo debole, il corpo che lo dobbiamo crocifiggere, no? Per quanto ci spinge, no? A fare il peccato, invece noi lo dobbiamo governare nel nome di Gesù, dobbiamo avere autocontrollo, dirà, dobbiamo crocifiggere le nostre passioni, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi dico, vi risparmio le argomentazioni che vorrebbero mostrare il contrario, che veramente sono ridicole, almeno quelle che io ho potuto ascoltare. Bene, questo è stato il video, se lo volete accettare. Se poi qualcuno non lo vuole accettare, vuole pensare il contrario, che Dio ti benedica, ci mancherebbe, non è questo. Cerca però di formularlo in maniera migliore, almeno di quello che io ho potuto constatare.
Bene, cari amici, questo è stato il video. E quindi, se il Signore vorrà, lo vado a pubblicare, privato, pubblico. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo video programma. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Spero che questo video possa essere di consolazione, come abbiamo letto, di benedizione, che possa aumentare, amen, la nostra speranza, che è riposta nei cieli, in luoghi immarcescibili, dove la ruggine non entrano, i ladri non confiscano, e così via discorrendo. Bene, un saluto in Cristo Gesù. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. Shalom.